Ben ritrovati con Ceramicanda Amici da Roberto Caroli e Daniela D'Angeli. Ben ritrovati con Ceramicanda Estate, Ceramicanda quella che ci accompagna a All for Tiles, la fiera in programma il 13 e 14 luglio, la prossima settimana, martedì e mercoledì. Io intanto, Daniela, per onorare, per omaggiare gli azzurri, mi sono messo questa maglia, non è casuale, ma anche questa maglia, perché con il contrasto del nero, rappresenta i colori di All for Tiles. Mentre vi parliamo è già iniziato l'allestimento in fiera a Modena, padiglione B, ve lo ricordiamo, ma soprattutto io vi ricordo che se volete entrare ovviamente è gratuito, però dovete registrarvi www.allfortiles.it, andate nella biglietteria, vi registrate, scaricate il biglietto e lo presentate all'ingresso in fiera a Modena, pass parcheggio gratuito offerto da noi. Noi inizieremo nella prima giornata di martedì alle ore 11 con la tavola rotonda sul futuro del settore della ceramica, una tavola rotonda che vedrà tra i partecipanti il presidente della regione Stefano Bonaccini, il professore di economia Lucio Poma, il professore di diritto del lavoro Michele Tiraboschi, i presidenti delle associazioni Confindustria Ceramica, ACIMAC e Ceramicolor. Insomma, è una giornata da non perdere, noi saremo lì per cercare di fare spogliatoio, per far sì che la ceramica sia di nuovo insieme. Il modo migliore per sapere come sarà All for Tiles, avere una piccola anteprima e vedere cos'è accaduto nell'edizione precedente, vediamo. Una bella iniziativa che non c'era. È un evento che è collegato al mondo della ceramica, che è un mondo che mi sta particolarmente a cuore. E essendo presidente pro tempore, mi riempio d'orgoglio. Questo è il nostro spogliatoio dentro il quale cerchiamo di riordinare un po' le idee, perché il fatto di poter essere tranquilli e sereni a Modena per una 48 ore dove si parla solo ed esclusivamente di noi è fondamentale, oggi più che mai. Complimenti anche per questa idea qui, perché è basata su dei legami tra ceramica e i suoi fornitori, il territorio, buoni motivi per trovare l'interesse sia di chi espone e anche di chi va a visitare. Se non la vedevo non ci credevo. Sei andato oltre al comfort anche tu, perché per fare una cosa del genere e portare tante aziende, anche tu stai facendo una cosa che nessun altro ha fatto e deve essere orgoglioso. Può essere un momento di riflessione molto legato al territorio, che è una cosa molto diversa rispetto alle fiere che noi facciamo come Cersai o come Tecnargilla. Quindi è il territorio che si fa qualche domanda, ha delle soluzioncine da proporre, questo può diventare molto interessante, un momento di riflessione. Io credo che la tecnologia ci stia riservando grandissime sorprese molto molto belle, e lo spazio che crea per il lavoro e per la crescita, soprattutto per i nostri ragazzi, è illimitato, immenso. Noi potremmo sconfiggere la disoccupazione giovanile se solo i ragazzi studiassero le cose giuste per agganciare le opportunità che la tecnologia ci offre. Molte volte l'innovazione è un processo che parte da piccoli dettagli differenziali che alla fine fanno la grande differenza, quindi è assolutamente importante, e trovo che anche l'iniziativa di Roberto Caroli sia stata una bella iniziativa. Proseguiamo con il racconto del programma di All for Tiles. Oltre alla tavola rotonda del primo giorno, di cui il direttore vi ha già dato conto, nel pomeriggio sono previsti diversi interventi, uno in particolare arriva dalla Barilla, è un case history, ce ne parlerà Antonio Nespoli, ed è come la Barilla ha gestito il tracciamento delle materie prime. Potrebbe insegnare qualcosa anche nel settore ceramico. Pensa, Roberto, che recentemente uno studio ha dimostrato che 2/3 dei consumatori sarebbero disposti a pagare di più per un'azienda che traccia tutto quello che utilizza, che lo rende sostenibile sotto il profilo ambientale. C'è molta sensibilità. Ma credo che sia uno dei grandi temi del futuro, visto che parliamo di futuro anche nella
nella tavola rotonda della prima giornata, e la tracciabilità delle materie prime ci proietta sicuramente in questo orizzonte, ma anche altri convegni sulla tracciabilità sempre delle materie prime a cura di Cristiano Canotti, ma poi anche Mariano Paganelli sulle grandi lastre, sulla chimica delle grandi lastre bianche del settore ceramica. Cos'altro? Il mercoledì avremo un appuntamento molto importante, è gestito e organizzato insieme dall'Università di Bologna e dal Centro Ceramico. Ringraziamo per questo Maria Chiara Bignozzi, che ci ha aiutato a organizzare questa tavola rotonda, dove ci si occuperà del recupero della CO2 attraverso il CCS e anche della cogenerazione, due temi importantissimi per un settore come la ceramica che di energia ne consuma tanto. Ecco, vorrei aggiungere che quello che abbiamo elencato poc'anzi riguarda il momento culturale, ma All for Tiles è soprattutto momento espositivo, sono un centinaio gli espositori, non mancheranno i grandi dettagli, le interessanti proposte che dai laboratori, dalle officine, dagli uffici, insomma, sono emerse durante la pandemia. Veniamo ora ad un appuntamento importante che si terrà a Bologna dal 27 settembre al 1 ottobre. Sapete già tutti che sto parlando del CERSAIE. Proprio questa settimana la città di Bologna e in parte anche la regione si è stretta intorno al CERSAIE per far capire quanto sarà facile e piacevole essere a Bologna per il CERSAIE. Vediamo. Cosa rappresenta il CERSAIE per la regione Emilia-Romagna, cioè la sua conferma, una sorta di rinascita, di ripresa, di ripartenza? Beh, intanto in tempi normali ha rappresentato la più grande fiera al mondo della ceramica e una delle principali in questa terra, che peraltro ha tra le fiere principali nel paese e in Europa. In epoca, speriamo, post-pandemica o pandemica, rappresenta una partenza che dà l'idea che la luce in fondo al tunnel comincia a essere molto vicina, quindi un grande segnale di speranza, di fiducia. Complimenti a Confindustria Ceramica, alla Fiera di Bologna, a tutti quelli che ci lavorano, perché secondo me è stato giusto e coraggioso, ma giusto farlo. Abbiamo occupato tutti gli spazi al CERSAIE, a due mesi dall'evento. Che sensazioni prova il presidente di Confindustria Ceramica? Beh, intanto una grande soddisfazione, un ringraziamento agli imprenditori che ci stanno credendo, perché per il momento sono gli imprenditori che hanno scommesso su questo evento, e diciamo sia italiani che esteri abbiamo avuto una fortissima adesione. La ragione di questa mattinata è per sollecitare il visitatore a questo punto, sollecitarlo è una brutta parola, per tranquillizzarlo, cioè renderci disponibili, far capire che c'è una città accogliente e non solo un padiglione fieristico, ma c'è tutto un insieme che accoglierà i nostri visitatori, così come è stato in questi ultimi anni quando l'abbiamo potuta fare. Bologna è stato un centro d'accoglienza molto piacevole per i nostri clienti, i nostri visitatori. Presidente Savorani, è stato chiaro, ci si aspetta un sacco di espositori dalla Spagna, dalla Polonia, dalla Turchia, visitatori, espositori dall'India. L'aeroporto di Bologna è pronto a ricevere tutte queste persone, ma soprattutto che protocollo rispetterà? Ma innanzitutto pronto, perché sono tutte mete già collegate, quindi attraverso le compagnie di linea europee non, da quei paesi si arriva comodamente. Per quello che riguarda i paesi europei non occorrono particolari attenzioni, se non ovviamente quelle più basilari già stabilite dai protocolli del 2020. Per quanto riguarda le destinazioni che direttamente arrivano da oltre Europa, nel nostro caso Emirates e tutto il crocevia con il Far East e l'India, saremo fra i 6 aeroporti Covid tested, per cui è sufficiente che il passeggero salga in condizioni accertate di buona salute, e quello è un onere a carico delle compagnie aeree, ma quando sbarcherà in aeroporto non dovrà sottoporsi a quarantena, quindi basterà semplicemente alla partenza produrre i certificati necessari
tampone o vaccinazione, green card, tutto quello che la compagnia gli chiederà, ma non ci sono particolari controindicazioni. Un'ultima battuta, il Cersaie richiama visitatori da tutto il mondo, come li accoglieremo, cosa chiederemo, quarantena, come li accoglieremo? Si dovranno mettere in pratica le scelte, le regole che il governo italiano insieme all'Unione Europea deciderà, rispettate quelle potremo essere tutti molto più sicuri e molto più tranquilli proprio perché la gente arriva da tutto il mondo. Noi non ci dimentichiamo le origini di Giovanni Savorani, che è un tecnico, e a questo chiediamo che collezioni ceramiche si aspetta, che formati nuovi, che tipo di superfici, cioè dal punto di vista del prodotto, secondo lei, che fiera sarà? Sarà una fiera con dei colori sobri, siamo usciti dalla tristezza del minimalismo, oggi la gente ha bisogno di colore, però ha bisogno di un colore rassicurante, non di colori troppo squillanti. Io mi aspetto questo, mi aspetto anche un ritorno alla materia ceramica più che alla fotografia vera e propria che ci ha portato la digitalizzazione. Quindi si lavorerà sulle superfici? Secondo me si lavorerà sulle superfici, si lavorerà sulle terre, si lavorerà sugli smalti, sugli effetti ceramici. Secondo me piano piano il nostro settore si allontanerà un po' dall'imitazione per andare verso un materiale proprio, un'identità propria. A margine di questo appuntamento a Bologna, a Palazzo Renzo, dove era presente il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, abbiamo avuto modo anche di farci rassicurare su come sta andando in Italia, ma in particolare nella nostra regione, in merito al coronavirus. Pensate che per 5 giorni consecutivi questa settimana abbiamo avuto 0 decessi. Vediamo Bonaccini. Un commento, una sintesi su quello che sta accadendo in ambito sanitario, pandemico. Da noi, in Emilia-Romagna. Oggi superiamo 1,5 milioni di vaccinati con doppia dose, 1 milione sta attendendo la seconda, ha già fatto la prima e nelle prossime settimane la completerà il ciclo. Tanti altri aspettano la prima, insomma, qui la gente si sta vaccinando obiettivamente. Abbiamo bisogno che prosegua l'arrivo di dosi, come è accaduto negli ultimi mesi, perché fosse così noi entro la fine dell'estate avremmo vaccinato con doppia dose tutti coloro che lo vorranno fare. Speriamo che, come pare, i vaccini proteggano dalle cosiddette varianti e questo ci metterebbe al riparo, perché l'anno scorso d'estate troppi si sono illusi che fosse finita, perché l'estate è un vaccino naturale, ma poi è arrivato l'autunno e sono arrivate altre ondate drammatiche. Però l'anno scorso non avevamo i vaccini e quindi auguriamoci che vaccinando il più possibile si possa entrare in un tempo completamente differente. E sulle note del maestro Comini si chiude anche questa ultima puntata stagionale di Ceramicanda. L'appuntamento, Daniela, è immediatamente dopo le vacanze, perché già alla metà di settembre noi saremo di nuovo insieme per cominciare a parlarvi della preparazione del Cersaie, per cominciare a parlarvi delle novità dell'inizio dell'anno. Come sapete, l'anno ceramico si conclude nel momento in cui la Sassuolo va in vacanza e si apre con un anno nuovo nel momento in cui parte il Cersaie. Ci vediamo martedì ad Allfortise, ricordate di registrarvi www.allfortise.it/biglietteria. Grazie, alla prossima stagione.